Voi giovani non potete capire che cosa ci scatena questa musica quando la sentiamo. Pure fai il passo così, ma non ci sono di petto. Ah, è vero, è vero. Ciao giovani, allora, che c'è? Cosa stai facendo? Allora, oggi io probabilmente farò vloggare lei al posto mio tutta la giornata, perché sono ancora ammalato, sono pieno di raffreddore. Come l'hai chiesto se voglio farlo? Ma io non devo chiedere, io sono un top player, io dico e le cose succedono. Adesso siamo in colonna, stiamo andando alla Games Week di Milano, non c'è un filo di luce, c'è l'oscurità, le tenebre. Mostra cosa stiamo facendo. Ah sì, siccome siamo in colonna e siamo fermi a nulla fare, sto facendo lo spuntino e sto anche andando addosso a un X5 nuovo. Quindi adesso noi, questa era la intro così proprio stupida, facile che farò fare. Ma perché? Ma è scuro, sono io che non ci vedo. Hai anche gli occhiali, non c'è più il sole, gli occhiali. Ah, ecco perché non ci si vede. Beh, ma ho le occhiaie perché non ho dormito niente. Comunque appena arriviamo in fiera vi faremo vedere qualcosa. Siamo allo stand della Nintendo, se non chiudono perché è tardissimo. Tra l'altro Merluzzo mi ha appena mandato un audio con insulti pesanti che vi farei sentire se non ci fossero copiose parolacce. Sì. Poco cambia dai video che fa, comunque va bene. Sì. Però c'è qualcosa di un po' più hard che verrebbe bloccata. E quindi ci vediamo direttamente. Abbiamo in fiera. Abbiamo spudoratamente mentito. Dove sei? Ah, qui a 5 minuti. Sì, invece mancano 2 ore. Comunque hai visto? Faccio partire la telecamera, dico che non vlogo e mi quasi guarisco. Cioè, il vlogging mi fa bene, mi fa a Milano, dai. Ragazzi, non potete capire, un esodo. Siamo partiti da casa che avevamo 16 anni. Non lo so, ci abbiamo messo, quanto ci abbiamo messo? 5 ore arrivare. Io ancora 16. Comunque sapete che stanno andando, Teleni ancora 16. Comunque sappiate che stanno andando via tutti quanti, vedete, noi siamo gli unici a entrare. Ma sei un esagerato, credo, sei zitta, stai. Guarda gente, credo, che c'è là. Sì, tutta gente che esce quella. Comunque credo che Merluzzo mi taglierà le... Merluzzo non è colpa, perché sta bestemmiando, mi arrivano audio, Merluzzo mi offende. È colpa della Cherry che si fa le foto con la gente in giro. Com'è? Nessuno vuole la foto. No, io con te adesso. È colpa anche un po' mia allora. Sì, sì. Allora, sono, intanto vi dico che sono arrivato allo stand della Nintendo. E vedete Merluzzo? Prima rompeva il cazzo, adesso non mi caga più. Perché è una persona sgradevole, ma dopo verrà. Io devo accontentare le persone che ho pagato per chiedermi la foto. E quanto gli hai pagati? Almeno 14. Ah, ecco, 6. Quindi gli hai pagati meno di quelli che gli ho pagati io. Comunque ragazzi, questo lo vedete, questo angelo? E ci mettiamo anche lui. Vedete questi due angioletti qua? Non so se si sente per il casino. Hanno pensato a me e a Cherry e ci hanno regalato delle calze spacca mascella per staccare. È una cosa... Grazie di cuore, veramente. Ciao, ci dopo. Si tengono in mano. È un gioco molto strategico e tecnico. Questo perché? Perché i personaggi hanno delle braccia allungabili. Si allunga il sinistro, si allunga il destro. Tutto sta nel calcolare i tempi di allungamento e di rientro del braccio. Secondo me sta dicendo una marea di cazzate. Ovviamente se io faccio questo, cazzate, tante cazzate. Adesso andrò a sfidare, sì, Cherry Darling sul ring con Merluzzo. Una lotta. Da che parte bisogna andare per salire? Da che parte bisogna salire? Mi ha detto vieni di qua. Ci siamo persi già. Ah, di qua. Entra nel pertugio. Permesso, eccoci qua, ci eravamo perduti, ma adesso siamo pronti per entrare nel ring. Ok, allora in questo preciso istante massacrerò di pugni, ok, Cherry Darling. E lui, lui non dirà niente, io avrò la piena libertà per il massacro e lo farò per loro. Quando si difende, guarda che la prova a difendersi. Aspetta che mi difendo.
campi del vestibolo. Pensa ai campi dell'acqua. Dai, cacciseri! E vinci un round! Ho vinto solo un round! Mi ha massacrato, di cosa ho fatto? Hai vinto solo un round! A me basta anche solo un round! Guardate come sono fieri di me! Un round! Uno me ne bastava! Ce l'ho fatta, ragazzi, ho vinto! Ho perso due round di fila e dopo tre di fila, cioè proprio una, ma proprio velenoso, una. Grazie. Sì, scusa, ciao. Eppure è venuto il mago. È lui l'allenatore. Ti ho portato fortuna, perché è venuto il mago e con la magia del mago sono. Aspetta che mi ammazzo. Sì, anche una foto con te, faccio la foto con tutti, cazzo, perché sono un campione, A dopo, ciao. Posso perdere l'anima del fitness, guardate questo. È incredibile, questo. C'è la luce divina da là, guarda come la illumina. Cioè, questo mi guarda la cosa di cioccolato. E sul serio vuoi la crepe? Assolutamente sì. Non c'è problema, crepe. Guardate che bella seduta, sembra la mia Abarth, questo stand è favoloso. Comunque mi sono stato qua allo stand della Nintendo, ospite di Merluzzo, ci siamo divertiti una bomba, quella rincoglionita lì, sono tipo 10 minuti che gira, non si è neanche fermata. Comunque vieni qua, Boogie, di la verità, non avremmo mai pensato, ok? Mi si è la testa. Sì, non solo quella, che a una fiera di videogiochi così come questa, una si forte risposta, sì, del fitness, sai che c'è. Questo vuol dire che il gaming e il fitness sono correlati e tutto. Siete tutti dei palestrati siete nerd. Siete tutti palestrati nerd come me, che io sono. Infatti adesso cosa faccio io? Io siccome nel mio six pack, vedete, ho sempre un trancino. Abbiamo senza un cazzo dire niente a nessuno, trancio questo e li fotteremo. E foto tutte quante le game. E rubiamo tutti quanti le game Switch, perché noi siamo così ladri dentro. Ah, è arrivato anche il boss. Che sta per. Come? No, è un beep. Ho sentito beep già. Ho detto. Accipicchia. Io. Maiale. Io sono un maiale. Non lei. Io maiale. Io. Giochiamo? Giochiamo? Come giochiamo? Ascolta. Sono spento. Bella lì. Tu sì. Non si può giocare spento. Tra Merluzzo è andato via. Noi, io la Cherry, che è ancora lì che gira. Vieni qua. Stiamo cercando di fare. Stronzo maledetto. Non smette di mangiare. Devi mangiare. Sento un mio amico. Stiamo cercando. Oddio Cristo Santissimo Gesù. Oddio. Non ci credo. Midnight Riding. Spazio. Scusa. Ma sei un gigante. Oddio, ti riprendo io. Riprendimi questo momento. È non tutto, potete stai capire. Zitta, cretina. Mi fa una testa tanta con questi due ogni giorno. Voi non potete. È tutto in diretta. Oddio. Senti, sento la Sicilia. Riprendi e stai zitta. Chiarissimo. Di nuovo. Grazie. Perché mi interrompono questo momento che era mio? No, era un caramba, che sorpresa. Avete rovinato tutto. Come sono incredibile. Io in realtà sotto il fisico migliore di me. Molto meglio di me, molto meglio. Amore, ma digli tutto quanto quello che mi dici a casa. No, sono in confusione piena, non capisco un cazzo. Quindi siamo venuti qua per fare una sfida braccio di ferro. Certo, loro non sono qua per giocare, ma è tutto organizzato, fitness versus gaming. E adesso faremo una sfida di braccio di ferro. Ma non con lui,
Lo farò con bensì con lei. Digli che siamo amici. Siamo amici da una vita. Io l'ho visto quando era piccolo, era un secco. Sì, è vero. Tu eri secco, eri un secco. Era un secco e veniva da me come faccio a potenziarmi. Aiutami. E io gli davo dei consigli, alla fine guarda, la io ero un nerd amante dei videogiochi. Sì. Lui mi dava le proteine e le bombe e io gli davo i videogame. E da qui dopo si sono un po' scambiati gli hamburger. E i pasticcini. Ragazzi, non rompete il cazzo che adesso voglio godermeli per me. Ciao. Non ho più fatto aggiornamenti perché sono andato in confusione. Che c'è? Che io mi selfo, mi trucco, tu mi riparti. Dai, fai le tue cose. E infatti sono andato in confusione perché c'era Midnight Riden. E sono andato io proprio farma, proprio ciao di brutto. Ho messo anche pure sta sciarpina qua molto frufru perché sono tutto sudato perché dentro faceva un caldo boia e sennò ho paura di ammalarmi. Adesso noi andiamo a cena con Merluzzo per fare il contest di sushi dove faremo una gara a chi mangia di più. Io vengo dalla dieta, quindi ho lo stomaco chiuso. Lei comunque è una ragazza, ma lei è veramente potente. Io punto su di lei. Io anche se bastono col sushi, ma non credo sarà sufficiente per batterlo quello lì, perché da quello che ho capito. Allora, sì, perché lei, siccome lei non segue nessuno youtuber, non segue niente, non sa niente di nessuno. Mauri, per chi lo conosce, è leggenda, per quanto è proprio modalità fogna. Una cosa veramente potente. Comunque, ok, io già vengo di dieta, ma ho lo stomaco stretto. Io vengo di madre Russia, io come Sadik. Io essere d'est e vabbè, e quindi già io di mio dei paesi dell'est e quindi già di mio io comunque non sarei in grado di battere lei, perché anche quando sono in off lei mangia più di me, quindi punto tutto su di lei, ma sarà dura. Girl power. E credo di far chiudere il video qua perché abbiamo attenuala un po', hai visto che la manina che fettino, eccola, stop. E quindi io credo di far chiudere qua Pikachu, c'è. Confondi, dobbiamo chiudere. Penso di far chiudere adesso il video perché credo che già sia lunghissimo. Non ho idea di quanto abbiamo registrato, ma non voglio farvi una pappardella di 200 minuti. Quindi spezziamo qua il video e ne farò uno a parte con il contest della gara. Se invece il contest dura 2 minuti, allora glielo metto qua dopo e lo vedete io adesso. Due pezzi di sushi, mangio. Un sushi. Ok, raga, ci vediamo. Ah, grazie a tutti perché. Madonna, siete veramente, cioè vi vogliamo un bene, ma che di più bene non si può. Non avremmo mai pensato che alla Games, ve lo abbiamo già detto, ma ve lo diciamo, perché alla Games Week, pure adesso uscendo, ci fermavano tutti e non avrei mai pensato. No. Amore, veramente pieno. Sì. Ciao. Ah, è così che fanno i teenager? Non lo so.